veramente grazie, perché l'essere qui numerosi dà il senso e il segno di questo avvio e del senso poi del lavoro che da questo momento in poi parte per la città di Roma. Mi presento, sono Gabriella Saracino, direttore della direzione socio-educativa del municipio 10. E sono... Si sente? Allora provo a... E questo non si può alzare, però ce la metto tutta. Eccomi. Allora, Gabriella Saracino, direttore della direzione socio-educativa del municipio 10, e con grande piacere sono qui come municipio, accanto a me il direttore del municipio Cinzia Esposito, e poi vi presenterò le rappresentanze che qui sono con noi questa sera per l'apertura, per dare l'avvio di quello che è il lavoro sicuramente molto atteso, desiderato e auspicato che da anni Roma si aspetta e si aspettava. Intanto ringrazio tutti e soprattutto ringrazio tutte le persone che non sono riuscite ad entrare in quest'aula, ma il senso di volerlo fare in quest'aula, che è un'aula per noi importante, un'aula istituzionale, è l'aula del nostro consiglio municipale, ci piaceva che tutto avvenisse qui. Vi presento, li conoscete ovviamente, le persone che sono qui al tavolo: l'assessora alle politiche sociali, alla famiglia, alla casa, alla scuola e Laura Baldassarre, il prefetto Domenico Vulpiani, prefetto nominato, incaricato della commissione straordinaria che da più di un anno è qui con noi e lavora come commissione per il municipio 10, Giuliana Di Pillo, referente per i municipi per la sindaca di Roma, delegata. E io passerei, ringrazio sicuramente anche tutti gli assessori e dell'Assemblea Capitolina che sono presenti qui e dei municipi e i consiglieri anche che sono venuti, la Presidente della Commissione Servizi Sociali del Campidoglio e anche gli assessori dei municipi che sono intervenuti, ma poi avremo modo magari di presentarli via via. Io darei la parola adesso al prefetto Vulpiani per un saluto a nome del nostro municipio. Sono molto lieto di fare da portavoce del municipio 10 nell'ospitare questa iniziativa di Roma Capitale, che mi dicono che 13 anni che Roma Capitale aspettava e che parte dal nostro municipio con anche forse con emblematica sotto il profilo di intervenire sugli aspetti sociali che riguardano la città ma che riguardano anche Ossia. L'assessora Baldassarre, che io ringrazio per aver tenuto presente questa esigenza di incontro primario, prima con tutti gli altri 14 municipi, con il municipio di Ossia, che sta passando un momento particolare che voi ben conoscete, che io ben conosco perché sono stato qui mandato dal governo e sto cercando di fare con la commissione il nostro lavoro di gestione amministrativa del municipio e che finirà a settembre di quest'anno, poi dopodiché la parola ripasserà alle forze politiche. E quindi auguro buon lavoro a tutti voi e spero che di poter mettere a disposizione del 10° municipio in questa iniziativa tutte le risorse possibili che sono gestite soprattutto dalla dottoressa Saracino, che io ringrazio, e dal direttore del municipio. E accanto a me c'è Giuliana Di Pillo, che è il nostro accordo con Roma Capitale, che quindi va da tramite con la nostra sindaca. Auguri buon lavoro a tutti e di nuovo passo la parola alla coordinatrice dell'incontro. Il lavoro sicuramente di quest'anno è stato un lavoro
importante, duro per tutti, e ci tengo ancora una volta a ringraziare tutte le associazioni e tutti i cittadini che sono qui questa sera. Io passo la parola adesso a Giuliana Di Pinno per un saluto a nome della sindaca. So se funziona, si sente? No. Allora, io intanto saluto tutti e vi ringrazio di essere qui. Ringrazio Silvana De Pinno di Colore e Davide Ballilari, e ringrazio Carola Penna e Nello Angelucci, tutti gli assessori che hanno, dei municipali che hanno partecipato a questo progetto, ma soprattutto l'assessore, io sono orgogliosa di presentarle questi cittadini, che sono cittadini del 10° municipio e che veramente hanno tutto il desiderio di essere prima di tutto ascoltati e prima di tutto hanno il desiderio di partecipare sicuramente a questi tavoli di lavoro, e lei vedrà nei prossimi incontri quanto contributo saranno in grado di portare. Veramente grazie di essere qui, siamo una popolazione che può portare veramente molto e dare proprio grandemente il nostro contributo. Credo che i cittadini non aspettino altro, solo questo. Benvenuti. Grazie Giuliana. Con Giuliana abbiamo imparato in particolare in questo municipio a collaborare, ad averla accanto, perché questo per noi significa avere accanto, come dire, l'istituzione centrale di Roma. Io prima di dare la parola all'assessora ci tenevo, come dire, a fare un po' una piccola premessa sul lavoro del piano sociale. Vedo che ci sono già degli interventi, però chiederei la cortesia di attendere magari la possibilità di parlare dopo. Allora, molto spesso il piano sociale è stato sempre definito il libro dei sogni. Si diceva: parlare del piano sociale vuol dire in qualche modo pensare a qualcosa che desideriamo. Beh, piano sociale sicuramente è quella che io definisco, ma che tutti sentiamo essere la base comune di una lettura delle esigenze della città. Il piano sociale lo abbiamo sempre disegnato anche come un incubatore di idee, come incubatore di necessità, di proposte, di tutte quelle che sono le esigenze di tutti i cittadini, e soprattutto quale superamento di una logica anche assistenzialificati. Sappiamo per esempio tutto quello che è la crisi anche economica che colpisce il singolo, che colpisce la famiglia, ma è anche quindi la necessità di creare e di lavorare su nuovi equilibri. Piano sociale soprattutto che rappresenti le proposte di un macro cambiamento, perché poi sappiamo che da questo discenderà il lavoro che all'interno di ogni municipio porteremo avanti, con i tavoli sociali che legheranno quello che è l'esigenza di ogni territorio, no? Dentro una cornice comune che è quella appunto del piano sociale di Roma. Io a questo punto sento di voler passare la parola all'assessora, perché ci presenterà come dire, non solo le modalità organizzative, ma anche come questo disegno del piano sociale è nato, come si è costruito intorno a un tavolo che ha legato tutti gli assessori di Roma Capitale, in un tavolo tecnico, ma ha legato anche gli operatori dei municipi. Prego e grazie, assessora. Grazie, buonasera a tutti e a tutti. Sono molto felice di essere qui perché iniziamo, diciamo, un percorso che abbiamo pensato come un percorso partecipato, no? E è un po' una sfida, nel senso che non soltanto, come veniva ricordato, e ringrazio il prefetto Bulbiano, ringrazio la dottoressa Saracino, la dottoressa Di Pinno. Come veniva ricordato, da 13 anni Roma non ha un piano per il sociale.
significa che tante delle strutture che noi tutti i giorni vediamo come cittadini, come amministratori, sono anche frutto di una mancata programmazione. Programmare significa avere un quadro chiaro della situazione, un'analisi dei bisogni, avere i diritti come riferimento e come, diciamo, orizzonte verso il quale andare, ma significa anche avere delle risorse a disposizione, significa anche avere un orientamento sui risultati, significa fare dei passi ogni giorno dalla parte dei cittadini. Allora, per questo noi abbiamo detto, il piano sociale per noi deve essere un piano partecipato, e partecipato nel senso più, e non sarà semplice, perché poi ognuno di noi ha la sua idea di partecipazione, e poi vi raccontiamo come abbiamo pensato di strutturarlo sulla base appunto delle migliori esperienze sia a livello cittadino che nazionale che anche internazionale. Partecipare per noi significa essere parte, no? Prendere parte. Lo dico perché sono molto felice che siate qui oggi in tanti, e ci conforta questo, però ci responsabilizza anche, perché ci stiamo assumendo un impegno preciso nei confronti di tutti voi, continuiamo ad assumerci degli impegni precisi nei vostri confronti. Allora, l'ascolto noi lo intendiamo come processo, quindi lo abbiamo inserito come prima tappa di questo piano, ma poi lo inseriremo anche come modalità per valutare insieme i risultati. Quindi un ascolto non soltanto iniziale, ma un ascolto come una metodologia di lavoro comune. E questo volevo prima di tutto condividere con voi tutti. Allora, innanzitutto siamo partiti anche analizzando, e ci sarà un grande lavoro sui dati, perché mancano i dati su Roma, mancano dei dati, e la mancanza di dati ci porta anche a rendere impossibile in molti casi un monitoraggio puntuale dell'impatto delle azioni che noi portiamo avanti. I dati sono fondamentali, anche con i dati si fa politica, per questo la parte di monitoraggio per noi sarà fondamentale. Stiamo ricevendo la disponibilità di università, delle diverse università pubbliche di Roma e di centri di ricerca, per lavorare insieme sul definire un set di indicatori attraverso il quale monitorare poi come l'impatto delle nostre azioni, perché non vogliamo continuare a valutare il progresso di una città piuttosto che il progresso di una nazione soltanto in base a dei dati economici. Vogliamo entrare nel merito e analizzare il benessere delle persone. Su questo appunto c'è un lavoro di grande approfondimento. Sì, l'ho vista, buonasera. E però se mi fa finire, grazie. E quindi con poi una decisione presa a monte, perché noi in tutto il mondo sappiamo che quando riusciamo ad arrivare ai più fragili, e tutti noi sappiamo quanti sono e quanto sono in aumento i fragili nella nostra città, quando riusciamo ad arrivare ai più fragili significa che abbiamo raccolto, ci siamo presi cura e ci siamo occupati anche di tutti gli altri. Per questo dobbiamo molto entrare nei dettagli, nelle azioni che porteremo avanti, e parlare molto della qualità della nostra vita. Allora, lo stato dell'arte, vi dico un'estrema sintesi. Finalmente appunto la Regione Lazio ha una legge sul sociale. Ricordo che la legge quadro nazionale, la legge 328 del 2000, la Regione Lazio con la legge numero 11 l'anno scorso ha approvato la legge sul sociale, quindi anche la Regione sta scrivendo il piano regolatore sociale, e noi quindi su questo stiamo anche noi, diciamo, lavorando e stiamo allineando proprio per non, diciamo, replicare delle programmazioni che non siano tra loro in sinergia. Noi abbiamo condiviso delle linee guida tra appunto gli assessori, perché una novità delle linee guida, quindi noi grazie, no, perché c'è un errore, chiedo scusa. Mi ero posta il problema, perché sono io che sbaglio. Grazie, la ringrazio. Programmatiche, perché abbiamo trovare la modalità di partecipare tutti, come vi dicevo, non è semplice neanche trovare la modalità di lavorare con gli assessori municipali piuttosto che con i consiglieri, perché come partecipiamo tutti noi quotidianamente? Allora noi da subito abbiamo creato un coordinamento, non c'era mai stato un coordinamento tra tutti gli assessori municipali e le politiche sociali, così come un coordinamento anche agli assessori alla scuola, per avere un momento
elemento di raccordo e di confronto, e una delle priorità che ci siamo dati tutti insieme, quindi tutti gli assessori, è stato quello appunto di redigere questo piano sociale cittadino, perché guardate che c'è una parola magica dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di una persona che diciamo da 30 anni si occupa dei diritti umani, che è nello statuto di Roma Capitale si parla di livelli essenziali dei servizi. Ora tutti noi sappiamo quanto sia diversa la situazione da municipio a municipio, e tutto questo ha molto a che fare con il fatto che io cittadina devo sapere a quali servizi ho diritto, e invece non può dipendere dal municipio nel quale io appunto sono nata o vivo io con la mia famiglia. Quindi questo è molto importante, ragionare in termini di livelli essenziali. Noi allora abbiamo strutturato questo percorso di ascolto. Già da oggi lo vedete, no? Ci sono delle persone che vogliono intervenire già da oggi. Io dico subito, noi abbiamo oggi pubblicato le modalità per l'ascolto, perché noi e oggi presentiamo come l'abbiamo declinato, perché vorremmo che fossero più possibile più persone a partecipare. Vi racconto come l'abbiamo pensato. Allora, innanzitutto ci saranno oggi un incontro di presentazione, poi ci saranno 14 incontri in tutti i municipi di Roma che stiamo organizzando appunto insieme agli assessori. Questi incontri saranno strutturati, le persone potranno iscriversi online, abbiamo messo anche un numero di telefono proprio perché non tutti, e questa è una cosa che stiamo anche imparando per tanti servizi, che l'online può diventare, e parlo perché vengo adesso da una riunione dal Dipartimento Scuola rispetto all'iscrizione alle scuole di infanzia, piuttosto quella che sarà l'iscrizione ai nidi. Noi sappiamo che l'iscrizione solo online sta diventando una barriera di accesso per tante persone, quindi ad esempio adesso per l'iscrizione che è in corso, come sapete, per le scuole dell'infanzia capitolina, abbiamo detto si può fare online, ma ci si può recare anche presso i municipi. Questo per noi è un passaggio fondamentale, perché altrimenti con l'informatizzazione rischiamo di lasciare dietro tante persone, e questa è un'attività. Allora, anche nell'iscrizione abbiamo detto mettiamo anche il classico numero di telefono, che sarà chiaramente un lavoro in più, e io ringrazio già insomma gli uffici che già stanno lavorando su questo, ma almeno ampliamo la possibilità. Ci sarà quindi, questi incontri di ascolto saranno realizzati in tutti i municipi secondo alcuni argomenti, adesso poi entreremo in ciascuno di questi argomenti, quindi tutti voi, l'invito è online o appunto telefonando o scrivendoci anche un indirizzo email, ci si può iscrivere, c'è una traccia, perché abbiamo insomma un po' immaginato di organizzare questo ascolto, perché altrimenti diventa un ascolto. Io per anni ho partecipato a degli ascolti che erano delle consultazioni soltanto simboliche, in cui ti facevano parlare ma poi no, non rimaneva niente di quello che dicevi. Quindi noi abbiamo invece cercato di lavorare proprio perché, in modo che le vostre idee, le vostre proposte possano entrare nell'elaborazione di questo piano. Questo è parte fondante di questo impegno. Sicché una parte, diciamo, spero che ci rincontreremo insomma in questi incontri che faremo in tutti i municipi. In tutti i municipi, anche per smettere di fare parte del nostro lavoro, no? Con i consiglieri, gli assessori, è quello di stare molto in giro, molto in strada, molto incontrando le persone, perché guardate che il modo migliore per non chiudersi in un palazzo, in un ufficio, che dir si voglia, è stare in giro, incontrare gente, perché questo è il nostro unico modo, diciamo, per continuare anche ad avere il polso della situazione, anche poter continuare a stare in contatto diretto con il resto della città. La settimana scorsa abbiamo approvato quindi in giunta una memoria che ha sostanzialmente dato l'indirizzo rispetto alla stesura del piano sociale cittadino. Abbiamo individuato alcune macro aree che poi saranno i temi degli incontri presso i municipi. Questo è il lavoro che abbiamo condiviso anche con, appunto, come dicevo, con gli altri assessori. La prima macro area è il tema delle povertà. Abbiamo usato molto il plurale, vedrete, perché le povertà, appunto, sono qua persone che lavorano da tanti anni, no? Con i senza fissa dimora, e tutti loro, chiunque di noi appunto abbia contatti con loro, sa bene come l'impoverimento sta colpendo sempre di più la nostra fascia, la fascia media, diciamo, e che quindi come siano delle nuove povertà, sono delle povertà, guardate, molto spesso nascoste. Sono delle povertà che noi dobbiamo andare ad intercettare, sono dei drammi familiari molto spesso,
sono fonti di conflitti all'interno delle famiglie, sono fonti anche di mancanza di dignità molto spesso, no? Di perdita della dignità. In un mondo in cui lo status sociale, il benessere economico viene considerato un valore, tanti drammi ci sono dietro le povertà, le diverse forme di povertà, l'impoverimento che è in atto, però ci sono anche tantissime potenzialità. Noi per questo abbiamo, che poi l'assessorato si chiama persona, sì, scuola e comunità solidale, perché nell'idea di comunità solidale, guardate, questa è una sfida enorme per il futuro, cioè il fatto che lo status di una persona non passa soltanto dalla condizione economica, ma dal ruolo che riesce a rivestire anche nella propria comunità di appartenenza. Voi pensate a quante persone anziane, a quante persone disoccupate, a quante persone, tutti noi abbiamo avuto dei momenti di fragilità e li avremo nella nostra vita, hanno ritrovato un senso nell'aiuto dell'altro, nel sentirsi utili per qualcun altro, no? Nel non sentirsi inutili. Ecco, questo per me è anche, per noi è anche costruire una comunità solidale. Quindi avere delle forme di volontariato diffuso sul territorio. E non è un volontariato lontano da noi, è un volontariato molto vicino, un volontariato che sia quanto più possibile professionalizzato, grazie al fatto appunto della creazione della rete. Tutto questo ha molto a che fare anche col tema della povertà. Poi parleremo dell'inclusione delle persone di origine straniera. Qui siamo stati molto attenti ai termini. Persone, l'ho imparato da un ragazzino di 18 anni, no? 16 anni, scusate, che a un certo punto, appunto, guardando i migranti per strada, mi ha detto: ma se noi iniziassimo a considerarle come delle persone, no, come delle persone, quindi con dei volti, con delle storie, persone come noi, persone che sono alla ricerca di un futuro migliore per loro e per le loro famiglie. Allora il punto non è se accogliere, è come accogliere e come avere un'accoglienza che sia sostenibile, che sia dignitosa per loro e che sia dignitosa per noi, che non crei pressioni sociali perché non c'è un governo di questa accoglienza. Queste persone possono, molto spesso sono in grado di darci tantissimo. Allora noi i primi atti che abbiamo fatto qual è? Abbiamo subito scritto alla prefettura per dire: c'è una circolare del 2014 che prevede la possibilità per i richiedenti asilo di fare attività di volontariato, ad esempio, per tornare all'idea di comunità solidale. Allora perché non possono essere utilizzati e loro sentirsi parte appunto di una comunità che li accoglie facendo attività di volontariato? Da parte nostra togliamo tantissimo di quella pressione che voi sapete che circola dai nostri supermercati, dai nostri uffici, no? Sul fatto che ci siano delle persone che ciondolano tutto il giorno per strada, eccetera. Allora pensate, questa è una situazione in cui, diciamo, va al loro vantaggio perché possono fare delle attività e al nostro vantaggio perché possiamo ridurre quella pressione sociale che può sfociare anche in forme di razzismo, come sappiamo bene, sui nostri territori. Poi le persone di origine straniera non sono tutte uguali, sappiamo che ci sono alcuni che vogliono rimanere qui, altri che sono soltanto di passaggio, quindi dobbiamo anche avere dei modelli di accoglienza che siano rispondenti al progetto migratorio di queste persone, perché molte di loro rimangono incassate nella nostra burocrazia, invece vorrebbero fare altro. Vorrei dire una parola anche rispetto ai minorenni stranieri non accompagnati, a come sia importante lavorare per l'inclusione sociale di queste persone, perché guardate che parte della costruzione del futuro sta dentro la riflessione su come noi accogliamo oggi. Quindi una riflessione la faremo su questo. Altro tema? Ah, ma va bene. Quello di Roma, Sinti e Camminanti. Allora, io non so quanto di voi siano stati mai in un campo Roma, no? Chiunque, i zingari, come si chiamavano un tempo, no? Mia nonna li chiamava i zingari, i nomadi, come in modo inesatto vengono chiamati in molte situazioni. Allora, guardate, su Roma la situazione è peggiorata, cioè chiunque abbia avuto negli anni passati, insomma, la possibilità di andare in un campo sa che la situazione è peggiorata. Questi sono diventati dei veri e propri ghetti, sono diventati dei veri e propri ghetti. E io mi chiedo, ciascuno di noi, se noi fossimo nati lì, avremmo avuto la possibilità di fare qualcosa di diverso da quello che queste persone fanno quotidianamente? I nostri figli avrebbero avuto il diritto di andare a scuola, di avere accesso alle cure sanitarie?
io avrei avuto la possibilità di diventare assessora di Roma Capitale se fossi nata in un campo nomadi, di diventare presidente della commissione, no? Di avere una pensione e quant'altro. Allora la domanda, non ho finito infatti, sì, la domanda fondamentale, ma la ringrazio di questo, perché la domanda fondamentale è come noi nell'occuparci di alcune persone. La domanda fondamentale è come noi appunto nell'occuparci di alcune persone non ne lasciamo fuori altre, no? Però per il discorso dell'assunto, che è un assunto sulla base pratica, se noi invece di creare dei servizi ad hoc per queste persone che vivono nei campi facilitiamo l'accesso ai servizi, significa che prendiamo anche le persone della periferia, cioè se noi facciamo arrivare ai servizi ai quali hanno diritto, quali abbiamo diritto tutti noi, alcune persone dei campi, le persone dei campi, significa che abbiamo preso anche tutti quelli della periferia, non soltanto. E fogne acqua in periferia? Partendo da questi concetti, chiedo scusa, poi chiederò la parola. Le politiche educative scolastiche. Però vedete, questo è interessante, perché poi per ascoltare, no, dobbiamo trovare modo, infatti poi vi raccontiamo come pensiamo di farlo. No, allora, le politiche educative scolastiche, io ho trovato, e questa è stata anche una sfida di questa giunta, il fatto di avere insieme la scuola, di avere insieme la scuola e le politiche sociali, no? Però vi posso dire, da questi primi mesi di lavoro, ad esempio, cioè, è stato evidente come su alcune tematiche, io faccio sempre l'esempio degli AEC, no? Che sono gli assistenti che permettono poi ai ragazzini con disabilità di frequentare le scuole. Quando noi siamo arrivati abbiamo chiesto, ma chi si occupa degli AEC? Allora, le politiche sociali mi hanno detto, noi diamo soltanto i fondi ai municipi, e poi diciamo anche sui fondi. Alle politiche educative mi hanno detto, noi ci occupiamo, i fondi stanno al sociale. Quindi noi adesso stiamo facendo un lavoro, tra l'altro i consiglieri sono i primi attori di questo, per un regolamento sugli AEC, che siano la stessa cosa, perché guardate che sui fondi come vengono dati, che diciamo questa giunta, tra le prime azioni è stato quello proprio di garantire i fondi per i servizi sociali dei municipi, questo l'abbiamo fatto con due successive variazioni di bilancio rispetto al 2016 e il bilancio approvato ieri ha consolidato più 28 milioni rispetto a quanto stanziato dal commissariamento Tronca per le politiche sociali, tanto in tutte le difficoltà questa è stata una scelta precisa. Un nido che non sembrava fosse un nido di Roma, un nido bellissimo, un nido di Roma gestito direttamente da Roma Capitale e in cui appunto grazie al lavoro delle educatrici con i genitori sono riusciti, dove? Alla Pisana. No, non è nuovo, è interessante questo, è in un anno sono riusciti a trasformarlo, siamo andati lì proprio per studiare come abbiamo fatto, perché hanno portato dentro le migliori riflessioni rispetto a come gestire gli spazi, al tipo di proposta da fare ai ragazzini, e sembrava di stare in un nido di Reggio Emilia, l'ho visto al nord questo tipo. Allora è possibile questo, voglio dire, allora le politiche educative e scolastiche possono essere ripensate. Noi adesso inizia la fase, come sapete noi abbiamo da una parte ci sono state 1100 assunzioni, quindi voglio dire un investimento serio a favore degli educatori e delle educatrici, questo è stato togliere il precariato su Roma e quindi è stato un passaggio fondamentale. Adesso iniziamo la formazione di 6.600, quindi l'attività di formazione è fondamentale proprio per avere la stessa qualità, no? in tutti i nostri nidi. E lavorare sulla dispersione scolastica, guardate, i dati sulla dispersione scolastica sono allarmanti nella nostra città. Ora l'educazione è fondamentale per aumentare le opportunità delle persone della periferia, non dicevano come delle persone del centro, dobbiamo appunto dare pari opportunità a tutti, in qualunque quartiere o municipio di Roma noi viviamo. Il tema delle violenze, io qui dico chiaramente soltanto, le violenze. Abbiamo messo la violenza naturale, perché qui mettiamo dalla violenza domestica rispetto alla quale noi siamo veramente inefficaci collettivamente, perché guardate c'è un sommerso pazzesco nelle nostre
nostre case. C'è un sommerso pazzesco, perché i dati ci dicono che noi ancora educhiamo i nostri figli dicendo attenti a, no, alle persone fuori di casa, le caramelle dagli sconosciuti, scusate, banalizzo per capirci, quando sappiamo che la maggior parte delle violenze avvengono dentro le mura domestiche, nei confronti delle donne e nei confronti dei bambini. Quindi significa che noi dobbiamo cambiare il nostro modello di intervento per essere efficaci. Dobbiamo lavorare sulla prevenzione, perché guardate che tantissime donne non sono consapevoli di stare in situazioni di violenza. Cioè, l'esempio che si fa sempre è che se io esco da qui e uno mi dà uno schiaffo, io denuncio, ma se torno a casa e il mio marito, il mio compagno, il mio fratello, il mio padre dà uno schiaffo, dico è nervoso, ho avuto una brutta giornata. Questo è il modello culturale nel quale noi siamo ancora tuttora calati. Uno è questo. Quindi il lavoro nelle scuole, certo, tornare a fare un lavoro e non come singole progettualità, ma come programmi permanenti, la prevenzione, il contrasto, saper intervenire, ma anche saper poi recuperare. Guardate che tantissime donne, tantissimi bambini che sono stati vittime di violenza non hanno avuto poi i fondi e il sostegno pubblico necessario al recupero. Al recupero. E penso che chiunque di noi abbia avuto professionalmente o per vicende personali, dirette o indirette, sa quanto è importante la fase di recupero per ristabilire una propria poi silenzio, il tema più successivo che affrontiamo è quello sulla disabilità. Allora, qui anche abbiamo lanciato un po' una sfida, no? Perché ad esempio sulla disabilità si occupava soprattutto il Dipartimento Politiche Sociali. Allora, guardate che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che poi è stata ratificata dall'Italia, quindi è una legge a tutti gli effetti, ci dà dei concetti molto interessanti. La prima è il concetto della progettazione universale. La progettazione universale significa che non soltanto alcuni settori devono occuparsi di disabilità, ma dalla scuola all'informazione, al lavoro, alla casa, al trasporto, noi dobbiamo ogni volta avere un'attenzione alle persone con disabilità. Il secondo concetto, una frase molto importante che ci serve anche a noi stasera per questo percorso che stiamo iniziando, che non sarà un discorso facile, perché appunto confrontarsi direttamente non è mai una cosa facile, no? Perché ognuno poi ha le proprie idee, però noi per fortuna siamo in democrazia e quindi, no, ci aiuta questo. Allora io penso che la loro frase che sintetizzano con niente su di noi, senza di noi, possa essere un messaggio per tutti noi. Non è facile, noi abbiamo iniziato una stagione in cui abbiamo incontrato tante associazioni, ci sarà sempre l'associazione che, no, ci dirà non siete riusciti a incontrare, perché la scelta che abbiamo fatto è quella di ascoltare tutti. Non è semplice, non è semplice ascoltare tutti, perché ci sarà sempre l'ultima persona che non sei riuscita ad ascoltare. Dopo che ne hai ascoltato 10, magari sarà quella che urla di più, e quelle 10 saranno più silenti. Questo è un classico, penso che stiamo sperimentando noi tutti i giorni. E poi abbiamo fatto un ragionamento sulle dipendenze, le dipendenze patologiche tutte. E quindi qui a Roma manca da tanto un lavoro anche proprio sulle tossicodipendenze, c'è un lavoro in corso appunto su tutta la parte di la cosiddetta ludopatia, che tanti drammi personali e familiari crea. E anche qui bisogna lavorare sempre con queste tre frasi in mente, queste tre azioni, che soltanto se le uniamo riusciamo. La prevenzione, guardate, tra i ragazzi da ormai non si fa più prevenzione rispetto alle tossicodipendenze o alle altre forme di dipendenza, non si fa più. Questa è una responsabilità pubblica, il fatto di fare attività di prevenzione. Poi c'è il tema del contrasto e poi c'è il tema del recupero. Queste tre azioni anche in questa sede vanno trovate e portate insieme. Il rapporto con gli organi giudiziari, eravamo ieri appunto, c'è un lavoro da tanti anni in corso con i diversi organi giudiziari. Considerate che noi abbiamo nei municipi anche 6 mesi di lista d'attesa per la presa in carico di situazioni che magari riguardano minorenni e sui quali i tribunali richiedono l'intervento dei servizi. Ora 6 mesi è una vita nella vita di un ragazzino, soprattutto di un ragazzino che magari può stare in una situazione di difficoltà.
Quindi è chiaro che va fatto un ragionamento molto serio, perché i nostri servizi vanno ripensati e vanno potenziati. Tra l'altro noi stiamo facendo un lavoro sulle risorse per appunto potenziare anche l'organico. Veniamo al tema casa. Non sono l'assessora delegata alla casa, ma noi ci stiamo occupando appunto di questo, perché su Roma, voi lo sapete, la situazione è molto complessa. Noi veniamo da situazioni in cui ci sono interi immobili occupati da decenni. Quindi persone che comunque pensano di aver maturato un loro diritto, perché quando comunque un'amministrazione lascia, o comunque delle istituzioni le lasciano decenni all'interno di un immobile, e quindi c'è un lavoro da fare molto serio con la regione, che come sapete ha stanziato dei fondi che non si sono però tradotti in case, quindi noi abbiamo iniziato appunto un tavolo su questo con la regione. Dall'altra parte ci sono tante persone che stanno e tante famiglie che sono in case appunto dell'edilizia pubblica e che non hanno titolo a starci. Guardate che il ritorno alla legalità su questo sarà molto complesso, perché su Roma è stato tollerato tantissimo il fatto di senza titolo stare nelle case dell'edilizia pubblica. E i dati sono veramente interessanti, perché noi abbiamo 9.000 persone e famiglie in lista d'attesa nelle graduatorie, e circa 9.000 che senza titolo occupano di fatto delle case dell'edilizia pubblica. Questo sarà una parte importante, ma noi vorremmo, anche lavorare, e stiamo lavorando ad un piano, mentre siamo qui, appunto viene approvato in giunta una delibera sui CAT, quindi che prevede anche un piano invece per la vera emergenza abitativa, per quello delle fragilità, per le famiglie con minorenni, con disabilità, per le situazioni degli anziani, perché noi vorremmo dare una risposta specifica a chi veramente in questo momento sta nella vera emergenza abitativa. E quindi su questo avremo modo di confrontarci, così come sulle gravi marginalità, i senza fissa dimora sul nostro territorio. Voi sapete, stiamo facendo tutti dei grandi sforzi per il piano freddo adesso, ma i senza fissa dimora sono comunque in aumento. Noi da una parte stiamo lavorando per trovare e rispondere a dei bandi anche nazionali che ci diano delle risorse per lavorare in modo permanente per queste persone, ma c'è un lavoro fondamentale da fare insieme anche dalle tante associazioni, tanti volontari che operano rispettando il loro lavoro, ma dall'altra parte noi dobbiamo tornare a pianificare, forse avere un modello. Ci sono delle buone prassi realizzate in alcuni municipi già da questo inverno, forse un modello di centri in ogni municipio che si occupino delle fragilità, che possono essere anche sostenuti da reti di volontari territoriali, perché noi dei più fragili possiamo e dobbiamo prenderci carico, insomma, e lo possiamo fare collettivamente. Sulle persone di minore età, guardate, sull'infanzia e l'adolescenza Roma è indietrissimo. Veramente, crescere nella nostra città è veramente faticoso, faticoso per i bambini, per i ragazzi, per i genitori, per le famiglie, è veramente faticoso. Noi tutti lo sappiamo. Quindi ci sono invece delle risorse che possono essere utilizzate. Noi adesso stiamo analizzando appunto delle singole progettualità, appunto sempre insieme agli assessori, con i consiglieri, per capire come noi possiamo utilizzare al meglio le risorse che sono di fonte nazionale disponibile per i bambini e i ragazzi, e come riusciamo a fare una politica per loro. E guardate che il tema della povertà minorile, io lo dico, faccio un esempio per tutti, è particolarmente grave, perché un adulto può avere o non avere la possibilità di reagire a situazioni di povertà e impoverimento. Un ragazzino non c'è alcuna colpa di nascere in una famiglia piuttosto che in un'altra. Il fatto che nella nostra città il nascere in una famiglia piuttosto che in un'altra, in un quartiere piuttosto che un altro, abbia ancora così tanto peso nella vita successiva, pensiamo appunto alle nostre periferie, per fare un esempio per tutti, in cui ci sono dei ragazzini e delle persone che sono segnate tutta la vita dall'essere nato in un certo quartiere. Ecco, su questo io penso che noi dovremmo veramente lavorare insieme per cambiare questa situazione, perché non è accettabile una città come Roma, e quindi anche per i bambini e gli adolescenti avere delle politiche. Io poi dico il tema delle famiglie, guardate, c'è una grande difficoltà delle famiglie, ma c'è una grande potenzialità, io credo. Allora,
ci sono dei progetti che sono stati realizzati anche a livello nazionale, faccio l'esempio dell'allontanamento appunto dell'impatto diciamo della povertà sulle famiglie, che molto spesso crea crisi anche fino ad arrivare all'allontanamento dei bambini, dei ragazzi dalle proprie famiglie di origine. Ecco, qui lavorare seriamente, come stiamo cercando di riscrivere il modello per esempio di intervento sull'affidamento familiare, in cui sono delle famiglie che possono sostenere in alcuni momenti altre famiglie. Questo è un aspetto che c'era tantissimo nella nostra tradizione, no? Io penso che tutti noi possiamo, andando nel passato, ricordare gli aiuti tra famiglie spontanei che abbiamo perso in questo essere diventati tutti, no? Tanta gente sola, io dico, una grande contraddizione in termini, tante famiglie sole, ognuno con le proprie tradi e le proprie difficoltà. Da tornare a riscoprire i legami tra le famiglie, la possibilità di aiutarsi, può essere fatto anche tramite l'istituto dell'affidamento familiare, che non a caso a Roma c'erano dei fondi che non sono stati utilizzati per fare in modo che appunto anche i ragazzini che devono per un periodo star via dalla propria famiglia d'origine possono andare in un'altra famiglia piuttosto che in una casa famiglia, quindi rispettare quello che prevede la legge insomma nel nostro paese. Allora, sul tema delle politiche per le famiglie, e poi l'altro tema è quello degli anziani. Noi abbiamo iniziato ad incontrare, no, i centri anziani, una potenzialità incredibile, cioè sui nostri territori, però anche lì centri anziani, allora perché non pensare a dei centri che diventino realmente dei centri polifunzionali, che siano aperti al territorio, in cui rompiamo le barriere tra generazioni, facciamo delle cose insieme realmente, no? Questa è una parte importante, pensiamola insieme, ci sono già delle esperienze significative. Noi abbiamo iniziato ieri, era un incontro. Come sapete, per la giornata delle memorie noi abbiamo detto: uno, non facciamo un'unica giornata, abbiamo fatto 10 giorni, 100 iniziative. Ieri eravamo al Teatro dell'Opera in cui appunto grazie all'arte abbiamo cercato di dare sostanza, quindi tra la musica e la poesia, con alcune scuole di Roma, e c'erano anche per la prima volta dei centri anziani. Questo mix è stato interessantissimo, cioè per la prima volta abbiamo messo dei ragazzini insieme a degli anziani a ricordare insieme. Questo secondo me è un esempio di quello che noi potremmo fare su tutti i territori ogni giorno, no? Proprio per rompere queste barriere. Poi è chiaro, c'è tutto il tema, adesso non è questa la sede, avremo modo poi quando ci vediamo su questo tema di ragionare, di avere tutta la parte dell'assistenza domiciliare, ma insomma ripensare realmente tutta questa per renderla maggiormente adeguata. Allora, oltre agli incontri, e gli incontri saranno su queste tematiche, c'è anche la possibilità, perché appunto non tutti riusciranno a partecipare di persona, ci sarà la possibilità anche di dare dei contributi online. Questo abbiamo proprio fatto per rendere più ampia possibile la partecipazione. Quindi ci sarà la possibilità anche di inviare insomma delle proposte, così come noi andiamo alla ricerca del tesoro di Roma, che secondo noi sono le buone prassi. Cioè, ci sono delle esperienze incredibili fatte dalle persone sui territori romani, che però rimangono, magari iniziano e finiscono perché sono legate ad una progettualità, piuttosto che, lo sappiamo tutti, magari a una persona, perché ci sono delle persone che si inventano delle cose interessantissime ma che sono legate a loro. E noi invece vogliamo raccoglierle queste buone prassi per capire come le possiamo replicare altrove, no? E questa è una parte fondamentale, dicevamo prima, del nido di stamattina, cioè lì un nido trasformato in un anno, perché non replicarlo anche altrove? Loro ci hanno dimostrato che è possibile con un lavoro tra tutte le educatrici, il personale coinvolto, il lavoro con i genitori. Questo è un esempio per tutti, ma insomma ce ne sono tantissime che penso tutti noi possiamo avere in mente. Allora raccontiamocele e proviamo a metterle a sistema. Quindi si potrà partecipare online da oggi, diciamo, cioè sul sito di Roma Capitale ci sono tutte le informazioni per partecipare. Quindi noi oggi l'abbiamo pensata come giornata proprio di presentazione, di dirvi quali erano gli strumenti per poter partecipare. Quindi dalla volta prossima sui temi, in modo che sia un ascolto tematico sul tema concreto, con appunto sia le opinioni, i punti di vista, ma anche le proposte, i suggerimenti, no? E già da questo scambio così sono venuti fuori, non lasciate dentro, loro dicono perché non ci avete incontrato, no? E lui dice tenete dentro le periferie, parlate di linee guida, parlate bene, no? Cioè arrivano comunque dei suggerimenti, secondo me, anche da uno scambio più superficiale, molto utile, perché noi abbiamo bisogno, secondo me, di voi,
per fare bene il nostro lavoro, perché noi questo lavoro, io lo dico per me, ma penso di poter parlare a nome di tutti gli altri che in questo momento hanno, cioè l'abbiamo immaginato come fatto in modo diverso dai politici tradizionali, e quindi dobbiamo continuare a farlo così, e allora dobbiamo continuare in qualche modo a confrontarci, scontrarci, perché se vogliamo fare qualcosa di realmente diverso, di realmente dalla parte dei cittadini, non possiamo replicare quello che è sempre stato fatto, dobbiamo farlo in modo diverso. Allora questa, siamo partiti con programmare, quindi programmare dopo 13 anni, cioè diamoci un programma sociale su Roma, scriviamolo insieme e poi soprattutto facciamolo, quindi monitoriamo il fatto che dalle parole si passi poi a dei fatti concreti. Grazie. Allora, intanto veramente grazie, perché credo che l'assessora sia riuscita in maniera sintetica, ma anche in maniera come dire, molto chiara ed esaustiva, a rappresentare tutto quello che è stato un lavoro ovviamente partito tanti mesi fa. Io vedo tante mani alzate. Ora, sì, c'è una cortesia. Allora, l'opportunità che noi oggi abbiamo, e ripeto, oggi non è la giornata, come dire, dell'entrare nel merito di tutti i temi che l'assessore ha toccato. E su questo il tavolo, come dire, degli assessori in dipartimento è stato un tavolo importante, sul quale in tanti hanno ragionato per dire qual è il senso di avere una sede unica centrale nella quale sicuramente non tutti possono partecipare ed intervenire, e invece quello di offrire la possibilità di un senso diverso della costruzione di questo tavolo sociale cittadino, dal quale sicuramente tutti quelli che sono i contributi che arriveranno non sono fini a se stessi, ma sono, come dicevo prima, quella cornice base comune dalla quale ognuno di noi tecnici chiamerà tutte le prove, sento di dire il mio municipio, oggi il decimo. Questo credo che sia il valore importante. Quindi io chiedo una cortesia. Chiedo la cortesia che alcune persone che hanno alzato la mano, come dire, non sia l'intervento sull'avere delle risposte oggi a quello che invece andrà discusso e confrontato in ogni tavolo. Online è stato messo anche, come dire, non solo la tabella degli incontri in tutti i municipi, ma anche adesso ne verrà riproposta un'altra, anche con gli specifici indirizzi e anche tutti i link di iscrizione. Ripeto, come si procede? Prendi dei nomi? Siccome raccolgo io le iscrizioni, però non mi conosco, quindi non è possibile far girare, mi scusi. Quindi, certo, vabbè, il metodo di intervento. Sì. Allora, scusate, siccome ho visto già le mani precedentemente alzate, ovviamente vi chiedo metodo. Okay. Come funziona? Sì, ci iscriviamo? Come dobbiamo fare? Siccome non vi conosco, io posso o far girare un foglio adesso dalle colleghe, o se no vi riconosco da chi ha già alzato la mano. Scusi signora. Prego. Sì. Adesso io vi chiedo, ma io spengo il mio micro. No, io ho 5 anni, non so come fare. La signora che per prima ha alzato la mano, scusate. La signora che per prima ha alzato la mano è la signora bionda. Fa quello che rossa, bionda rossa. Prego. E vi chiedo di presentarvi nome e cognome. Se fate parte di un'associazione, grazie. Sì, ma è importante. Noi no. Scusi? Carlotta Iarluce, portavoce di Casavando sul territorio. Sì. Guarda, il nome è come adesso che lei oggi è il mio, magari siccome ai residenti di Capasano, non so se lei sa della storia delle case Armelini, c'è una questione del comune che il commissario è stato sollecitato più volte, ma lui ha detto che non è una cosa su cui può intervenire, perché
Frangia l'ha richiamata ma non ci ha mai risposto, il sindaco non ci ha dato risposte. Qualche giorno fa, il 17 gennaio, è stata la ventesima sentenza, noi non abbiamo avuto informazioni con noi che stavano dei residenti dei lati almerini che stanno a volte, sono 1200 famiglie, che sono a rischio di estratto. Siccome loro non riescono ad avere interlocutori, ho approfittato di questi incontri intanto per chiedere l'ubicazione di meglio a questa cosa, visto che è un impegno che noi ci siamo presi con queste persone, quindi volevamo avere informazioni riguardo questa situazione. Dopodiché mi sono permessa, visto che il signor Luca sono mesi che cerca con voi un confronto e lei ha